Davanti a voi avete il secondo album uscito nel 1989 di Paola Turci, omonimo. Ne parliamo oggi perché è un grandissimo disco, cioè, al di là poi dell'aspetto pop che la cantautrice italiana ha avuto negli anni a seguire, questo è un disco di profonda cultura, suonato con un cast di musicisti straordinari, tra jazzisti e musicisti di folk, tra cui anche il grandissimo Agostino Marangolo, che era stato anche il batterista di tantissimi gruppi, tra cui anche quello di Pino Daniele, il batterista di Pino Daniele. È un album che mi piace parecchio, che è stato riproposto in edizione limitata dalla Sony Music qualche mese fa. Dentro ha l'inner sleeve originale, vedete? Ed è edizione limitata vinile verde. Ripeto, è uno di quei vinili che non ti aspetti, perché sai, parli di Paola Turci e ti aspetti di sentire un album commerciale con i soliti. No, questo è un album super prodotto. È un album studiato, un album che non è stato fatto come fanno purtroppo oggi in 2 settimane, quello gli manda il file dalla Sicilia agli Stati Uniti, il file di chitarra, che ne so, da Brindisi a Pordenone. No, questo se l'ho fatto in uno studio di registrazione con tutti i musicisti, magari avranno passato 2 o 3 mesi, ma è un grandissimo album e se lo dico io non ci dovete credere.